Allora, buonasera a tutti, benvenuti allo Spazio Life. E il nostro ospite di questa sera è Fabio Serrotti, che ringrazio, diciamo, per la partecipazione. Fabio è uno degli attivisti che il 28 aprile di quest'anno ha partecipato al Blitz improvvisato che ha portato alla liberazione di circa 70 cani dall'allevamento di Green Hill. Fabio è stato arrestato insieme ad altri attivisti, è stato tenuto in carcere credo per 2 o 3 giorni, poi ci racconterà lui più in dettaglio e attualmente è in attesa di processo e con le accuse credo di furto aggravato, resistenza pubblica ufficiale e danneggiamento. Allora, io ecco, poi ti farò domande, Fabio, su questa vicenda, insomma, su cosa è successo il 8 aprile e nei giorni successivi, però prima volevo partire da, così, da te, da farti un po' di domande su chi sei e anche su come sei diventato animalista. Allora, io girando un po' per il web ho visto che hai un sito, un canale di YouTube e ho scoperto, per esempio, che tu a 33 anni hai deciso di, diciamo, di mollare il tuo lavoro e insieme alla tua fidanzata dell'epoca hai deciso di partire per un viaggio in giro per il mondo che ti ha portato più o meno, credo, in tutti i continenti e che è durato appunto, credo, un anno, no? E dal quale tu hai poi tratto un libro che si chiama, mi sembra, Il mondo a modo mio. Ecco, raccontaci un po' questa cosa, come ti è venuto in mente così di colpo di fare una cosa così coraggiosa come lasciare un posto fisso? Innanzitutto, ciao a tutti. Coraggiosa. Coraggiosa è per coloro che sono abituati a vivere in un certo, a sopravvivere in un certo sistema. Io mi ero un attimino stancato di sopravvivere e ho detto proviamo a vivere. Perché mi rendevo conto che, cioè, alzarsi la mattina, sempre per andare comunque a fare una cosa che ti doveva dare, cioè, cosa mi doveva dare? Mi doveva dare dei soldi per campare, come si dice da noi, mi stavo un po' stretta perché io non riuscivo a fare quello che volevo fare, quindi avere il tempo per non solo viaggiare, ma anche stare all'aperta, comunque stare nella mia terra, così. E ho detto, beh, ho detto, ha senso che io continui a fare questo fino a 60, 70 anni, quando, quali saranno, per poi smettere e poi avere a quell'epoca il tempo per fare le mie cose. Detto, e che mi ci porta? Magari se non ci arriva a 70 anni, ho perso mio padre, ne avevo 25, lui 52, ho detto vabbè, non rischiamo, no? Quindi il coraggio, secondo me, non è stato tanto il coraggio, è stato proprio dire voglio vivere. E ho deciso di lasciare, ne ho parlato con i miei datori di lavoro, con i quali mi trovavo benissimo. Ho un bellissimo rapporto tuttora, sono stato sincero, ho detto voglio andare a vivere un attimino il mio tempo e ho deciso di viverlo viaggiando, cioè andando a vedere altre realtà, altre culture, visto che quella che mi girava intorno la conoscevo un po'. La ragazza con cui condividevo la mia vita di allora ha voluto fare lo stesso. Abbiamo trovato questa sintonia e siamo partiti. L'unico disaccordo che c'era fra i due era che lei era ispirata ad andare in Asia, io ero attratto più dal Sud America. Abbiamo detto giriamo il mondo e li facciamo tutti e due. E decidendo di dare un senso a 11 anni di lavoro, quindi io ho detto cioè, diamogli un senso. Allora ho preso la liquidazione e ho detto usiamola per viaggiare, anziché metterla da una parte per chissà cosa. E abbiamo fatto questa esperienza che è raccontata in questo libro, che non è un resoconto di viaggio, nel senso, non è un libro scritto come tanti altri libri di viaggio dove dici allora, oggi ho fatto questo, ieri quest'altro, domani farò questo qui, ma è una raccolta di email e di pensieri tratti da due diari di viaggio che avevo con me. Quindi io non ho scritto niente dopo, ma non ho fatto altro che riportare, cioè riunire tutti insieme queste emozioni vissute in un anno.
che io puntualmente, cioè man mano che le vivevo, le riportavo su carta, quindi su questi diari, oppure le scrivevo su un telefono, su un BlackBerry che avevo, e inviavo le mail a casa. Nacque così la cosa. I primi tempi tutti gli amici o così mi scrivevano: dai, che fai, cosa non fai? Io oggi raccontavo, domani raccontavo la stessa cosa, dopodomani uguale. Ho detto: cacchio, ma qui tutti i giorni devo stare a scrivere. Allora ho riunito gli indirizzi che avevo, ho creato una newsletter e ho detto: ora scrivo io quando mi pare. Quindi non rispondevo più a nessuno, però ogni tanto inviavo questa newsletter, diciamo, questo piccolo racconto che poteva essere un dettaglio di un particolare, di un qualcosa che era successo, come una giornata, come un incontro con una persona. Senti, scusa se ti interrompo, all'epoca del tuo viaggio eri già animalista? Allora, io non mi ritengo animalista, nel senso che l'animalismo è una mette dei limiti, quindi cioè mette un po' di paletti, no? Cioè ti limita a rispettare e voler bene solamente agli animali. Cioè io preferisco non definirmi niente, anche se la mia filosofia è più antispecista che animalista, però io mi ritengo una persona normale, nel senso che come tutti, che in natura nasce col diritto alla libertà e alla vita, cioè questo penso che sia un diritto questo di ogni essere vivente, e dico: io nasco così e tutti noi nasciamo così, quindi io cerco di fare in modo che non di battermi, ma di parlare con la gente e di fare cose che rispecchino questo, cioè che garantiscano oppure possano garantiscano, diciamo, il diritto alla libertà e alla vita di ogni essere vivente, quindi non proprio animalista solamente, perché io sono volontario alla Caritas, se in giro per, quando ero in giro per il mondo, ma anche qui, che ne so, se trovo una persona per strada che ha fame, ha bisogno di qualcosa, magari non ho soldi, però se ho una mela, cioè gli do una mela, ma e se poi questa persona non ne fa buon uso, cioè io ho la mia coscienza a posto e non è che mi pento di quello che ho fatto. Quando sono andato in viaggio era più una voglia di scoprire una culture diverse, e quindi il viaggio è nato, cioè si è sviluppato insieme alla gente principalmente. Ho capito. Senti, poi magari scusami, torniamo, se ci avanza tempo alla fine, torniamo a parlare un po' di te, dei tuoi viaggi, anche del tuo lavoro di adesso, di cui sono curiosa. Adesso volevo chiederti un po' di cose appunto su quello che è successo quel famoso 28 aprile, no? Allora, in pratica c'è stato questo blitz che è nato in un certo senso improvvisamente, mentre stavate manifestando contro Green Hill, cioè per la chiusura di Green Hill, esattamente lì dove si trova lo stabilimento, cioè a Montichiari. Ecco, cosa è successo esattamente a un certo punto? Cioè, cos'è che ha fatto scattare quest'idea di andare a prendere i cani? Beh, l'idea di prendere i cani è venuta, sì, è nata su, non è che nessuno è partito con quell'idea. Io sono quasi tre anni circa che vado su a Montichiari, e come in altri posti, fra l'altro, cioè non solamente Montichiari, quindi non solamente cani, ma qualsiasi altro tipo di animale anche. E quel giorno ero lì, ero a fine corteo circa, e a un certo punto il corteo si è diviso, perché una parte di persone hanno deciso di andare verso l'allevamento, perché il corteo non prevedeva di passare dall'allevamento ma sotto la zona industriale, come anche altre volte era successo. È stato deviato questo corteo, io ho seguito il corteo e quindi la situazione si è sviluppata momento dopo momento. A un certo punto dei ragazzi sono riusciti ad entrare così, appoggiando una transenna alla rete di recinzione, e niente, sono entrati dentro, e quindi la polizia, che non era lassù ma è arrivata dopo, ha iniziato a bloccare, diciamo, questo ingresso di queste persone e ad entrare dentro. Allorché qualcuno ha detto che questi ragazzi erano stati fermati e li stavano portando fuori.
Io insieme ad altri sono andato al cancello secondario a vedere cosa succedeva. In quel momento abbiamo visto che c'era una porta di questo capannone aperta, molto probabilmente aperta da qualcuno di questi ragazzi. Niente, quindi uno ha scavalcato la rete ed è entrato per portare via tutto questi cani, è uscito col primo cucciolo. Io ero lì insieme ad altri, cioè, mi hanno detto, cioè, siamo qui, quale occasione migliore di questa per portarli via, quindi, cioè, per farli uscire principalmente, perché comunque alla fine io, cioè, non è che io non ho portato via nessun cucciolo, nel senso che ci ho aiutato a tirarli fuori, li ho aiutati a tirar fuori, però non è che ho nessun cucciolo a casa, perché comunque sono stato, cioè sono rimasto lì dentro, quindi in carcere, quindi non era questo. C'erano dei buchi nella rete, li abbiamo visti, dove qualcuno di noi è passato, e questi buchi c'erano già, quindi non so, cioè non sono stati fatti da nessuno di noi in quel momento lì. Abbiamo iniziato, cioè siamo entrati dentro questi capannoni. La cosa strana o così è che comunque la polizia è arrivata, cioè la polizia, le forze dell'ordine, perché c'erano anche carabinieri e Digos in quella situazione, e non ha fatto niente. Cioè... infatti no, questo volevo chiederti, perché da fuori è quasi incredibile, no? Che siate riusciti senza praticamente violenza a entrare a prendere questi cani, che tra l'altro erano, immagino, in delle gabbie, ma queste gabbie non erano chiuse con lucchetti... Cosa hai visto tu dentro? Come erano le gabbie? Come erano tenuti queste gabbie? Le gabbie non sono chiuse con lucchetti, perché in un allevamento, cioè, non esiste il lucchetto, nel senso, anche in qualsiasi tipo di allevamento non c'è il lucchetto. La porta chiusa da fuori, sono tutte gabbie chiuse con un gancio, come se fosse un recinto di casa, ecco, diciamo così. Gabbie piccoline, un corridoio con gabbie a destra e a sinistra, una di fianco all'altra, abbastanza piccole, e con in ogni gabbia c'era una mamma e 6, 7, 8 cucciolini piccolissimi nel primo capannone. Una puzza abbastanza forte, comunque, perché non è che venivano puliti, penso, molto spesso, quindi tanta segatura a terra, tanti escrementi, e non abbiamo visto niente da nessun tipo di cibo, questo sicuramente, però non so quali sono le metodologie di alimentazione di dentro. Era buio perché comunque lì la luce arriva solo in maniera artificiale a momenti alternati, cioè lì non ci sono. Sì, ho letto da un'intervista a un'altra attivista che lei era rimasta colpita dal fatto che sentiva un grande silenzio, cioè che i cani non abbaiavano. È vero? Allora, è vero questa cosa, nel senso che i cani intorno a noi non abbaiavano, cioè quelli che abbiamo preso anche in braccio si facevano prendere e non è molto impauriti, però non abbaiavano. E questo è successo anche in altre occasioni in cui siamo stati lì, mentre quando invece due persone sono andate lì, o comunque sono avvicinate dei capannoni più lontani, i cani sentivano abbaiare. L'idea è che in occasione di manifestazioni questi cani vengano sedati, o comunque sì, vengano sedati in modo che comunque non possono lamentarsi per creare ancora più allarmismo fuori. È vero anche che alcuni cani avevano le corde vocali tagliate. Questo è stato confermato dai veterinari? Sì, da veterinari. Da veterinari che poi hanno visitato, ma non tutti, quindi cioè, anzi, i cani che ora sono fuori comunque abbaiano, cioè vivono la loro vita normalmente, ecco. La cosa strana appunto è che noi lì dentro, la prima volta, cioè io mi sono trovato dentro con questi cuccioli in braccio, e per uscire ho visto le forze dell'ordine sulla porta, e ho detto, e ora, cioè, nel senso, stavo pensando a come fare, quando ho visto una persona che comunque è passata e non gli hanno detto niente, cioè, passo anch'io. Certo. E nessuno, poi, cioè, si limitavano
si limitavano solamente a dire dai, dai basta, dai ragazzi basta, non prendetene più, dai basta, così, cioè senza intervenire niente. E come se non avessero ricevuto ordini di non intervenire e così. Abbiamo continuato perché comunque in quel momento lì, cioè io non ritengo veramente di aver fatto un furto a nessuno, perché comunque quello che loro considerano un numero, un oggetto, per me è una vita, quindi aveva Certo. zampe, si muoveva, aveva un cuore che batteva, quindi per me non era un oggetto. Io non ho fatto altro che ridare la libertà, diciamo, a qualche essere vivente a cui gli era stata rubata. Cioè, il furto più grosso l'hanno subito questi esseri Assolutamente. viventi. Assolutamente. Quindi Ti... io ho dimmi. sì, volevo chiederti come è avvenuto poi l'arresto, cioè a un certo punto i Avvenuto che poliziotti si sono decisi a fare qualcosa. È avvenuto che a un certo punto, praticamente dopo vari. Cioè, io ero sempre dentro, quindi mi sono trovato giù in un altro capannone. E a un certo punto ho visto che al capannone proprio ultimo, in basso, dei poliziotti in borghese, alcuni in divisa, stavano parlando con dei ragazzi, però non capivo cosa succedeva. E secondo me gli stavano chiedendo documenti, solamente questo. Anche perché, fra l'altro, uno di loro a me aveva chiesto documenti prima dell'ingresso dentro. Il capo della Digos, appunto, mi aveva chiesto i documenti a me solamente perché io stavo passeggiando nella stradina che era antistante la recinzione, diciamo così, che è una strada non privata, in una strada pubblica, però loro non volevano nessuno lì. Mi hanno chiesto documenti anche in tono un po' minaccioso, così io non ho avuto diciamo, quando questi qui stavano con loro, è stato appunto una persona, anche lui della Digos, che mi ha detto: vieni giù anche te. Io sono andato giù tranquillamente, pensando che fosse una cosa, cioè, di routine, no? Perché non c'era nessun tono minaccioso così. Arrivati giù, ci hanno fatto sedere al capannone, lì sentivano veramente i cani abbaiare, cioè lamentarsi tantissimo. Ci hanno preso subito i cellulari, intanto c'erano delle ragazze molto giovani che erano preoccupatissime perché comunque avevano genitori su, avevano sì, la mamma che li stava aspettando e non potevano avvisare perché non avevano il cellulare a portata di mano. Quindi insomma, è stata un'azione non troppo esagerata. Sembra che qualcuno, ci sono dei video in cui si sente qualcuno a un certo punto dice: dai, prendiamo le 7-8 e chiudiamola qui. Questa è Capisco, ho capito, quello che si è certo. sentito in quel video, però non c'è dimostrazione che chi parla sia della polizia, però mi sembra Ho che capito. sia strano che sia un attivista. Quindi, come se fosse, l'idea mia è questa, cioè è stata fatta un'azione del genere, hanno visto che non potevano controllare questa cosa, e probabilmente hanno pensato di dire: ok, facciamoli fare, poi magari ne fermiamo alcuni, e questi passeranno come terroristi o qualcosa del genere, quindi finisce tutto qua, tutta la storia, manifestazioni e cose varie, cosa Certo, invece poi sembra sia successa con effetto opposto, fortunatamente. fortunatamente. Senti, dimmi un po', siete stati tenuti in carcere 2 giorni complessivamente? Sì, noi abbiamo saputo, siamo stati tenuti innanzitutto 6-7 ore in una stanzina, piccolissima, in 12 dentro. Abbiamo chiesto più volte, boh, qualcosina da mangiare, visto che erano 6-7 ore, un po' di crackers o così. Non c'è stato dato niente, tranne qualche bottiglietta d'acqua. E non sapevamo niente, non ci facevano comunicare con nessuno. Avevamo tutte le persone del pullman che ci stavano aspettando e non sapevano niente di noi, e noi volevamo almeno avvisare loro e non ci veniva permesso questo. E a un certo punto, dopo averci preso impronte digitali, foto, tutto, sembrava che ci dovessero rimandare via. Poi a un certo punto hanno detto che ci sarebbe stato un processo per direttissima.
Però era sabato notte, quindi era impossibile farlo il giorno dopo, allora ci avrebbero portato in carcere, dividendoci donne e uomini, così. E a questa notizia qualcuno di noi, qualche ragazzo soprattutto, si è un po' spaventata, ovviamente, perché c'era una ragazza, ma ragazze di 20 anni o così, o comunque un po', sai, prese da questo, dall'emozione, hanno reagito un po', sai, in agitazione, ovviamente, no? E, beh, certo. Tra l'altro non c'è stato neanche permesso di avvisare qualcuno. Io per me, cioè, non era un problema per me, ma insomma in generale per gli altri, io sono riuscito a avvisare mio fratello il giorno dopo tramite l'avvocato, cioè nemmeno con me, perché mi hanno chiesto di dare un numero di telefono che avrebbero chiamato loro, ma molti di noi non si ricordavano magari il numero di telefono e non c'è stato possibile prendere un cellulare per guardare neanche il numero di telefono, cioè come se veramente fossimo chissà che tipo di terroristi e pericolosissimi. Fabio, scusa, un'altra domanda, ma per te era la prima volta che ti trovavi in una situazione del genere? Cioè, era la prima azione diretta di liberazione di animali a cui avevi partecipato? Beh, diciamo di sì, nel senso, vabbè, ti dico di sì, dai. Niente, il fatto è stato quello che ci ha colpito, è stato più che altro l'uscita da quella questura, cioè per andare in carcere avevano fatto arrivare lì non so quante volanti, fra polizia, carabinieri e così, ci hanno messo dentro due in ognuna, ammanettati come se fossimo chissà che tipo di criminali. Sembrava essere in un film, veramente. Io ho riso anche lì perché ero con questo ragazzo che, cioè, mi veniva da ridere, perché sembra essere un film poliziesco dove vieni ammanettato, portato dentro la macchina, sirene spiegate, traffico fermo per far passare noi, e niente, come se fossimo veramente dei personaggi pericolosissimi che erano riusciti ad arrestare finalmente. Senti, hai visto su YouTube, hai messo un video in cui parli proprio di questa esperienza, di questi 2 giorni in carcere, e così fai un po' di considerazioni sul fatto che, insomma, ti sono venute in mente molte somiglianze tra la condizione dei carcerati, la condizione degli animali degli allevamenti. Poi mi hai detto nel video, mi sembra che parli anche del fatto che sei riuscito a parlarne con altri detenuti, no? Mi sembra. Sì, insomma, no, ho voluto dire questa cosa perché è vera. Allora, il discorso dell'abbinamento con gli allevamenti è vero, nel senso che abbiamo vissuto veramente quello che possono vivere tanti animali in queste condizioni, come lo stesso gli altri detenuti. Un allevamento non è nient'altro che appunto un carcere. Un carcere è un luogo dove comunque obblighi delle persone a stare in determinate condizioni. In un allevamento ti obblighi degli animali a stare in determinate condizioni, come vuoi tu, padrone dell'allevamento. Quindi era lo stesso, cioè, io ho detto anche in altre situazioni, raccontando questa cosa, eravamo tutti numeri, cioè noi avevamo un numero matricola, gli animali hanno un numero sull'orecchio, o comunque un tatuaggio, per dirti, no? O un microchip, ma eravamo semplicemente tutti numeri, quindi allo stesso modo. Anche noi ammassati, te pensa che eravamo in una cella da 2 persone e ci trovavamo in 6 là dentro, quindi dovevi fare anche i turni per stare in piedi, se volevi. Cioè, però quello che c'è stato, e quindi abbiamo vissuto in prima linea quello che può provare un animale in questa situazione, e però abbiamo trovato la solidarietà comunque di tutti gli altri detenuti. Questa è stata una cosa bella, cioè, anche perché tutti siamo persone, quindi tanti detenuti con cui abbiamo parlato erano coscienti di aver fatto qualcosa che legalmente non si poteva fare, quindi però loro denunciavano le condizioni in cui veramente si stava lì dentro. Io parlo personalmente per il carcere di Brescia dove sono stato,
Quindi non voglio dire che questa è la situazione delle carceri italiane, perché non lo so, però ti dico che lì non è un problema di guardie penitenziarie, cioè non abbiamo subito niente di maltrattamento da nessuna guardia, questo va detto, anche perché il fatto è che anche loro non hanno i mezzi, cioè non hanno niente che ti possono offrire, quindi che ne so, il fatto strano è la domenica ti mangi una volta sola, cioè la domenica, perché domenica non c'è gente che cucina e quindi c'hai un pasto solo, ti viene servito alle 11 la mattina, 11 e mezzo, così ti deve bastare per tutto il giorno. Se ti vuoi le cose, cioè non c'è una biblioteca, non c'è un libro, se ti vuoi leggere un libro non c'hai niente da fare, non esiste. A meno che qualcuno da casa non te lo porti, cioè, certo. Senti, c'è attività. Certo. Volevo chiederti, quindi, poi sei stato scarcerato e adesso sei in attesa del processo, no? Quali sono le accuse, i capi di imputazione che riguardano te nello specifico? Sono quelli che ho letto all'inizio, cioè danneggiamento, sì. Furto e resistenza. Furto aggravato e resistenza pubblica ufficiale. Resistenza pubblica ufficiale. Allora, resistenza pubblica ufficiale è stata data in concorso, cioè a tutti, quindi una cosa di gruppo, a tutti. Noi non abbiamo fatto nessuna resistenza. Comunque, la resistenza è anche se te, per esempio, te hai un cane in mano, loro ti chiedono di dare il cane e te non glielo puoi ridare. Non è quella che devi per forza chiarmi. Capito? Quindi, però, comunque a me non è successo questo, è stata data in concorso a tutti, così come il danneggiamento, cioè nessuno di noi ha danneggiato assolutamente niente, almeno cioè, io personalmente no, non ci sono prove di niente, quindi, però l'accusa è stata data ovviamente a tutti, perché così, però cose strane, perché per esempio chiedono il danneggiamento dei tagli, dei buchi sulla rete di recinzione, quando la polizia stessa, per far uscire noi da un'area secondaria, per non farci passare dal cancello principale, ha fatto dei buchi nella recinzione aperto dei buchi nella recinzione, cioè quindi c'è dimostrare che io ho fatto quello, perché io ho visto loro fare questo, ecco. Senti, scusa se vado avanti perché purtroppo abbiamo pochi minuti. Adesso voi siete difesi comunque da un avvocato, mi sembra una serie di avvocati che si sono, diciamo, che hanno dato il loro appoggio gratuito, no? E diciamo, avete anche l'appoggio poi finanziario di molti animalisti e attivisti che si sono dati da fare per darvi una mano. Ecco, io ti vedo comunque molto sereno, nel senso che sembra che tu sia fondamentalmente tranquillo. Che cosa rischi dal punto di vista della pena che ti può venire comminata, al massimo della pena? Ma allora, secondo quanto hanno detto loro, va fino ai 3-4 anni, circa così, con però la condizionale, quindi una munizione, diciamo così. Però vabbè, non è un problema per me, io ho la coscienza a posto, quindi cioè, sono sereno per questo, nel senso, mi sento libero ugualmente, perché detto, non mi sento di aver fatto niente di male a nessuno e quindi non sono preoccupato. Approfitto per spiegare una cosa alla gente che spesso mi chiede sugli avvocati. Allora, tante persone, noi abbiamo istituito un conto corrente perché molte persone ci volevano aiutare con le spese legali e abbiamo deciso di questo conto corrente, che è intestato a una delle attiviste, a Deborah Torti. Questo perché noi non potevamo creare un'associazione, cioè sarebbe stato assurdo spendere dei soldi o comunque del tempo per creare un'associazione noi, esattamente per questi. Noi ci diamo l'uno dell'altro, abbiamo creato questo. Allora, le spese che ci sono da coprire, non è, tanti hanno detto, ma gli avvocati si sono offerti gratuitamente. Ok, allora, innanzitutto qualche avvocato si è offerto gratuitamente, non tutti, prima di tutto. Poi, le spese legali non hanno niente a che vedere con la parcella degli avvocati. Comunque ognuno...
Cioè, le spese legali sono tutte quelle spese che gli avvocati stessi sostengono di tasca propria inizialmente, anticipando, per esempio raccogliere degli atti o fare delle istanze o quindi andare fino a Brescia e prendere dei documenti, presentare dei documenti. Sì, no, quindi è importante che tu chiarisca questo affinché non si generino seri equivoci sul... L'avvocato può anche dare la propria disponibilità, cioè dare il proprio tempo per questa cosa, ma ovviamente però comunque ci sono le spese legali, certo. Se quello va là gli chiedono 300 e la burocrazia italiana anche questa, cioè io per avere un CD dove c'è la copia degli atti dell'accusa, diciamo così, devo spendere 300 euro. Certo. Senti, Fabio, se... Dimmi. No, E se volessi due copie, dico ok, mi faccio una copia, no, ne spendo 600, cioè per dirti, no? Quindi queste cose sono le marche da bollo, lì sono marche da bollo, no, da 15 euro, da 20 euro, si parte da 100, 150, 200 euro per ogni atto che viene depositato. E quindi queste spese ci sono. Noi fortunatamente stiamo organizzando, cioè noi non chiediamo elemosina a nessuno, noi stiamo organizzando delle cose in giro per tutta l'Italia. Quindi delle cene, dei mercatini, qualsiasi cosa, dove questi ricavati in cambio andranno, ecco, per aiutarci. E niente, cioè, ci tenevo a dire questo perché tante persone appunto accusavano questa cosa. È vero, ci sono degli avvocati che si sono offerti gratuitamente, cioè, tanti, però noi non potevamo avere 20 avvocati, comunque ognuno ha scelto il suo e quello di cui si fidava di più, perché gli ispirava fiducia e tutto. Io ho una bravissima avvocata che mi sta seguendo e fra l'altro lei non si pubblicizza assolutamente così, però si mi sta veramente dando una grande mano e niente, e ognuno però ha fatto le sue scelte, quindi ovviamente siamo 12 persone, anche perché nessuno si conosceva fra di noi, non c'era gruppo, non c'era organizzazione di niente, non ha senso avere, capito, un avvocato unico per tutti. Senti Fabio, ascoltami, adesso purtroppo il tempo è finito, sei stato molto esauriente nel descrivere insomma come sono andate le cose, ovviamente come tu le hai vissute, insomma. Senti, certo. Un'ultima domanda, e tu adesso che lavoro fai, che cosa fai? Beh, io ho lasciato il lavoro 5 anni fa e non lo riprendo più. Okay. Non ritorno nel giro che ero prima. Cioè, io ho la mia terra, 3.000 metri di terra che mi piace coltivare, mi ci dedico a tempo pieno, ma vivo di quella, nel senso che mangio da lì, faccio spesa lì direttamente. Mm-hmm. E ho uno stile di vita molto economico, io non uso il riscaldamento, ho imparato in giro per il mondo a non usare il riscaldamento, a non essere schiavo di questo. Ho visto che c'è un video in cui tu racconti come fare un forno solare, che hai imparato in India. Ci sono tante cose, forno solare, detersivi, cioè tutte cose naturali comunque si possono fare, ma della natura ci dà tutto a disposizione, basta solamente poterlo sfruttare. E niente, mi dedico anche ai bambini, io ho una passione sempre avuta che è quella del calcio, quindi alleno una scuola di calcio e seguo una scuola calcio con bambini dai 5 ai 12 anni e mi permette di stare all'aperta insieme a loro ed è la soddisfazione più bella che si può avere da questi ragazzi, anche da quelli più grandi. Tutto quello che è aperta è per me la mia fonte di vita. In casa ci sono adesso per fare questa intervista. Certo. Senti Fabio, io adesso il tempo è proprio finito, ti ringrazio moltissimo di questa insomma chiacchierata, è stata molto istruttiva, ti faccio un enorme in bocca al lupo per la vicenda. E viva il lupo. In generale, no, esatto, e non crepi il lupo. E naturalmente in bocca al lupo a te e anche agli altri attivisti come te coinvolti. E buona vita, come dici spesso tu nei tuoi video. E buon tutto. Grazie, a presto, ciao. 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 Ciao.